Suga ci ha lasciato ed è arrivato Kishida. Cambia qualcosa? Se qualcosa cambia. E soprattutto, chi c'è dietro tutta questa serie di primi ministri che continuano imperterriti a cambiare? Ciao a tutti da Enka Japan, sono Alessandro e oggi parliamo del nuovo capo del Gemito, nonché nuovo primo ministro del Giappone, Fumio Kishida. Naika Sori Daijin, Kishida Fumio-kun. Intanto salutiamo la partenza, politicamente parlando, di Yoshihide Suga, l'ormai ex primo ministro, che avrebbe tanto voluto ricandidarsi per un altro mandato, però la quinta ondata di Covid e la sua pessima gestione per quanto riguarda non solo l'emergenza ma anche le vaccinazioni hanno fatto precipitare la sua popolarità e anche tutti gli appoggi che probabilmente aveva all'interno del Gemito e quindi ha dovuto dimettersi. Adesso ovviamente sappiamo che il premier è diventato Kishida, sebbene già nel 2017 i media lo davano come papabile premier successivo a Abe. Ma il tutto si risolse in un nulla di fatto perché probabilmente non ottenne i favori della maggior parte degli esponenti del Gemito. Ad esempio un commento di Taro Aso fu che Kishida non è un premier da periodo problematico, ma è un premier da periodo di pace. Parole di Aso Taro del 2017, quindi mi piacerebbe tanto chiedergli se definisce adesso un periodo tranquillo per il Giappone. Comunque, nuovo premier Kishida, classe 1957, è nato a Shibuya, originario però di Hiroshima. Suo padre e suo nonno entrambi erano parlamentari, ma questo è piuttosto comune in Giappone dove ci sono grandi famiglie di politici che tramandano agli eredi questa passione, possiamo dire? Anche se è sospetto che mantenere il privilegio di avere un membro della famiglia nel Parlamento sia probabilmente il primo obiettivo. La maggior parte degli esponenti della sua famiglia si è laureata alla Tokyo Daigaku, l'università di Tokyo, che è la più prestigiosa delle università giapponesi e alla quale il giovane Fumio ha provato varie volte ad entrare, ma non è mai riuscito a passare il test d'ingresso. Quindi per 2 anni o forse più è stato un ronin per poi laurearsi alla Waseda Daigaku. Ha fatto i suoi primi passi nella politica come assistente del padre in Parlamento, per poi diventare attivamente politico egli stesso. È stato il ministro degli esteri più longevo della storia del Giappone del dopoguerra. Tant'è che egli stesso era responsabile e ha organizzato l'accoglienza di Obama quando è venuto in Giappone, anche perché da piccolo, per qualche anno, ha frequentato una scuola elementare nel Queens perché suo padre lavorava a New York nella JETRO. E proprio legato a New York vediamo uno dei punti apicali della carriera da ministro degli esteri di Kishida quando invitò Pico Taro alle Nazioni Unite per cantare un remake della sua famosa canzone PPAP, Pen Pineapple Apple Pen, modificata per l'occasione così. I have a pen, I have a book, education, 7P goals to save the globe. Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals. Ripeto, le Nazioni Unite. È naturale quindi che pochi pensassero che Kishida sarebbe diventato il nuovo primo ministro. Tant'è che i media hanno mostrato come su internet nessuno parlasse di Kishida. Era proprio l'ultimo dei pensieri della gente quando si discuteva di chi avrebbe dovuto prendere il posto di Suga nel momento in cui il Gemito aveva dato i nomi dei 4 papabili e lui era uno di questi. Comunque Kishida le potenzialità in teoria le ha. Ha lavorato in banca, quindi dovrebbe conoscere la matematica. È stato a lungo ministro degli esteri, parla inglese, fa parte del Ishikai, che è la corrente all'interno del Gemito più longeva, e quindi un po' di appoggio dovrebbe averlo. In più il Kishikai è la corrente più filocinese, con mille virgolette, che c'è nel Gemito, e quindi si spera che le tensioni internazionali tra i paesi si allentino un po', rimanendo comunque ovviamente filoamericano, perché in fondo stiamo parlando del Gemito e del Giappone più in generale. Ma il problema fondamentale di Kishida, e possiamo dire di tutta la forma mentis dei vari premier giapponesi, soprattutto del Gemito, ma non solo, sono le radici ideologiche e una mentalità che andrebbe leggermente ammodernata, possiamo dire.
Ad esempio, una delle cose per cui è più famoso Kishida è il bere. Egli è noto vantarsi di aver vinto una gara di bevute di vodka col ministro degli esteri storico di Putin, Sergei Lavrov, che, per farvi capire il tipo, è uno che ai giornalisti che aspettavano prima di una conferenza stampa per parlare della crisi in Siria, ha offerto, tirandoli fuori da una busta di plastica, delle bottiglie di vodka. Non proprio un astemio. E questo è proprio uno stereotipo dell'uomo forte, bevitore, che diventa un anziché il rischio di essere additato come un alcolizzato. In più, Kishida come ha conosciuto la moglie? Attraverso un omiai. E per chi volesse approfondire cosa sono gli omiai, consiglio un video che ho fatto a proposito. E la moglie, ovviamente, era figlia di un proprietario di un'azienda di sake. Suo figlio maggiore Shotaro, adesso è suo assistente, proprio come aveva fatto Kishida con il proprio padre, quindi altro stereotipo della vecchia politica giapponese familiare, familista. E in più l'immagine che lui dà di se stesso è ancora una volta dell'uomo, padre di famiglia, famiglia ovviamente tradizionale, che lui non manca di far trasparire in ogni occasione. Per esempio, ha fatto molto parlare negativamente un suo tweet, in cui si vede lui a tavola a mangiare e bere in giacca e cravatta e la moglie in secondo piano con il grembiule, le mani composte, quasi da serva, a sottolineare come lui la pensi, chiaramente, per quanto riguarda il ruolo della donna, dell'uomo anche, della famiglia in generale. E i suoi predecessori non è che fossero tanto diversi. Certo, stiamo parlando del Giminto, non proprio di una banda di rivoluzionari, però chi sono veramente queste persone? Chi c'è dietro? Asotaro, Abe, Suga, Kishida fanno tutti parte del Nippon Kaigi. Questo Nippon Kaigi nacque negli anni 70 dall'unione di alcuni movimenti politici di destra che unirono le forze inizialmente con l'obiettivo di far diventare legge le ere imperiali, come obiettivo pratico, ma come obiettivo generale un ridare forza alle idee del grande Giappone imperiale di un tempo. Ad esempio, la prima amministrazione Abe nel 2006-2007 spinse moltissimo per fare delle riforme nel mondo dell'istruzione affinché la loro idea di insegnamento permeasse nella scuola, perché loro hanno sempre avuto quest'idea che la scuola giapponese è piena di insegnanti comunisti, che in parte è un po' vero, c'è una forte componente di sinistra tra gli insegnanti, ma il pallino fisso che il Nippon Kaigi aveva e ha tuttora di sistemare le cose dal suo punto di vista nell'istruzione, è un qualcosa che anno dopo anno sta portando dei segni evidenti. Il loro obiettivo è eliminare quello che definiscono essere un masochismo del Giappone, ovvero il parlare di se stesso in quanto paese che ha perso la seconda guerra mondiale e che ha fatto cose terribili durante essa. Il problema è che è vero, il Giappone ha perso la seconda guerra mondiale e ha fatto cose terribili. Certo, non è stato l'unico, però il Nippon Kaigi preferirebbe evidenziare altro del proprio paese. È la classica storia di ha fatto anche cose buone. Il problema però è che circa il 40% dei parlamentari fa parte del Nippon Kaigi, che anche se si dichiara apartitico, al suo interno ha al 90% esponenti del Giminto. Quindi è impensabile che non abbia un'influenza sul governo e sul Giappone in generale. E nonostante sia un'organizzazione abbastanza vecchiotta, è relativamente recente il fatto di essere diventata un po' più nota al pubblico. Ciò che è importante capire, a parte gli elementi di nazionalismo, che spesso sono confluiti in tentativi di revisionismo storico, ci sono anche grosse connessioni con gruppi religiosi, per esempio il Jinja Honcho, che è l'associazione che riunisce tutti i templi shintoisti. O addirittura le connessioni con alcune nuove religioni, ad esempio la Seicho no Ie, fondata da Taniguchi Masaharu. E politici legati a questi movimenti, tipo Inada Tomomi, l'ex ministro della difesa, hanno avuto, hanno e avranno peso nella vita del Giappone. Ad esempio, Inada ha preso le difese del famoso, anzi famigerato, Moritomo Gakuen, che era un asilo che aveva delle brillanti idee quali improntare sull'imperialismo e il nazionalismo l'educazione dei piccoli bambini che la frequentavano. Sentiamo ad esempio questi bambini, poverini, come indottrinati ripetono a pappagallo slogan che riguardano la politica interna e internazionale, di cui non credo proprio che abbiano tanta conoscenza. さらに
E guarda caso il presidente di questo Moritomo Gakuen, Kaguike Yasunori, era anche presidente della sezione di Osaka della Nippon Kaigi. E indovinate chi ha avuto 800 milioni di yen di sconto nell'acquisto di una proprietà statale nel 2015 per fare un'altra scuola, grazie all'intermediazione della moglie di Shinzo Abe? Sempre lui, questo Kagoike, che ha anche affermato di aver ricevuto 1 milione di yen da parte di Shinzo Abe, sempre attraverso la moglie. Lui è stato arrestato, un gran casino, la moglie di Abe ha cercato di prendere il più possibile le distanze, però tutte queste connessioni tra integralisti religiosi, integralisti politici di destra, iperconservatori, ministri, primi ministri, sono stati sbattuti finalmente in prima pagina. E quindi si è iniziato a parlare più attivamente di queste influenze, soprattutto nel mondo dell'educazione. Formare le nuove menti è un altro obiettivo del Nippon Kaigi. E come cercano di portarlo avanti? Attraverso l'influenza sui testi scolastici e soprattutto l'influenza su una particolare materia, Dotoku, la morale. Nell'epoca prebellica le scuole chiaramente indottrinavano i bambini attraverso una materia chiamata Shushin, che a parte il comportarsi bene, rispettare i genitori, i maestri, insegnava anche i punti cardini dell'imperialismo giapponese. Finita la Seconda Guerra Mondiale, chiaramente gli americani, che occuparono il Giappone fino al 1952, eliminarono lo Shushin dai programmi scolastici. Poi, magicamente, nel 1958, apparve un cugino dello Shushin, chiamato Dotoku no Jikan, ovvero l'ora della morale. Parliamoci chiaramente, insegnare ai bambini la gentilezza, il rispetto reciproco, l'attenzione e l'importanza di rispettare alcune regole non è niente di criminale, soprattutto perché non era una materia legata ad un voto, o meglio, non potevi essere bocciato in Dotoku. Perché dal 2018 per le scuole elementari e dal 2019 per le scuole medie è diventata una materia in cui vieni valutato. Quindi una materia che ha dei libri di testo da studiare, ai quali ti devi attenere, che ha un programma e che ha un metodo che va seguito da tutti gli insegnanti del Giappone. E chi li decide questi testi? Chi lo sa come mai in un testo della quinta elementare, in una pagina che non c'entra niente con la politica o l'organizzazione dello Stato, appare allegra la faccia di Abe? Chi lo sa perché una pagina che prima mostrava dei bambini che giocavano e si divertivano con dei giochi in un parco, giochi chiamati Asurechik, un nome un po' troppo straniero. Dicevo, chissà come mai è stato modificato e adesso il libro mostra che questi bambini vanno in un negozio di wagakki, ovvero gli strumenti tradizionali giapponesi. Un negozio che forse l'1% dei bambini del Giappone ha mai visto. Chissà perché nelle edizioni precedenti un'illustrazione mostrava un panificio e invece nelle edizioni successive alla stessa pagina si mostra un negozio di wagashi, ovvero dei dolci tradizionali giapponesi. O chissà perché in un'edizione passata un'illustrazione mostrava lo zio e invece nell'edizione successiva la stessa illustrazione alla stessa pagina mostra un nonno. E fra parentesi, uno dei punti del Nippon Kaigi è spingere verso le abitazioni plurifamiliari in cui le generazioni vecchie e nuove vivono insieme, in modo tale che i giovani si prendano cura degli anziani come avveniva in passato. Quindi tutte queste piccole modifiche, pressioni costanti, anno dopo anno, all'educazione dei più piccoli, rendendo addirittura certe materie obbligatorie e vincolanti per il voto finale, vedono tutte dietro il Nippon Kaigi. Fortunatamente crescono le pubblicazioni che spiegano cos'è veramente questa organizzazione e chi la compone, però ovviamente la gente comune non so fino a che punto sia interessata a scavare. Le percentuali di chi va a votare sono basse, bassissime tra i giovani, e in più ovviamente il Nippon Kaigi a sua volta pubblica testi, ha una sua casa editrice di riferimento, la Meiseisha, che tra le varie pubblicazioni ha un inquietante libro illustrato che parla di quanto è bello il Jeitai, ovvero il corpo di autodifesa. Perché, altro classico di questi movimenti, gli uomini in divisa sono un bene sempre e comunque, e questa idea va assolutamente inculcata nei più piccoli. Ma il problema dell'influenza della scuola rimane. Kishida è chiaramente più moderato rispetto a una Sotaro, però a mio avviso è difficile che cambi rotta in maniera così sensibile rispetto alla strada che il Nippon Kaigi vuole intraprendere. Sta di fatto che il Dotoku, la morale, continua ad essere insegnata a scuola, su quei libri di testo, e i bambini continuano ad essere valutati non sulla loro capacità o voglia di esprimersi, ma sulle risposte, perché in fondo è una materia scolastica, quindi c'è la risposta giusta e la risposta sbagliata.
Ma chi decide qual è la morale giusta? Visto che abbiamo parlato di Kishida e della sua passione per il sake, non potevo, come canzone di oggi, non scegliere Sakeyo, cantata dal grande Yoshi Kuzo. È una canzone del 1988, puro enka, uno dei pochi enka in cui si canta all'interno, anche tra le varie cose, dell'ascoltare enka, ma il protagonista principale è il sake, cioè quest'uomo da solo, mezzo ubriaco, che canta a un indeterminato amore. Alcune interpretazioni immaginano una fidanzata, o un amore impossibile, o addirittura un amico. Io invece l'ho sempre intesa come un amore verso il sake, e quindi come non dedicarla al nuovo premier giapponese Kishida. Ascoltiamo insieme Yoshi Kuzo che canta Sake Yo. よしさんにとってこの歌はあまりにもいろいろな思い出が募る歌なので、できれば人が歌うのをじっくり聞いていたい、そんな気持ちにさせる歌とおっしゃってました。よしいくぞさん、酒よ。 涙にはいくつもの思い出がある。心にも I'm not afraid.